La sentenza contro i criminali, grandi e piccoli, dell'inchiesta Mafia Capitale riconosce un'associazione a delinquere semplice, quindi non un sistema del calibro di Camorra o 'Ndrangheta. L'intercettazione di una partita di droga al largo di Cagliari nel 2011 fa scattare le intercettazioni videotelefoniche dei due grandi burattinai del racket di finanziamenti e appalti statali a Roma, cioè Massimo Carminati, detto il cecato, fascista, ex terrorista di destra, e il suo sodale, Salvatore Buzzi, avanzo di galera, anche lui nonché presidente di una cooperativa che dà lavoro ad ex detenuti. Dal 2014 l'inchiesta scoperchia una fitta rete di connivenze e svela l'invenzione del mondo di mezzo, quello in cui la premiata Carminati e Buzzi taglieggia e compra politici, amministratori, imprenditori. Mafia Capitale beneficiava di una forte capacità intimidatoria. A fare da spalla Buzzi e Carminati ci sono persone come Franco Panzironi, detto Catanca, ex potente amministratore delegato di Ama e braccio destro dell'ex sindaco Gianni Alemanno, oppure Matteo Calvio, detto Spezzapollici, braccio operativo di Carminati. Il romanzo criminale di Roma Capitale tale culmina qui, ma i suoi cascami si avvertiranno ancora. No, non capisci bene, io ti dai la gola, perché ci metti a portami i soldi, io ti ammazzo a te tutti tu figli, a pezzo del merda.